RKO, Dance on Air, io sono Mimmo Iannone, in regia Carlo Chicco, e qui adesso con noi, dopo Alessandra Gaeta, c'ho una mia altra ex collega di danza di tanti anni, abbiamo ballato insieme per la Fondazione Piccini, mitica fondazione. Vi presento stasera Nicla Zonno, che da ballerina iperclassica è diventata una delle massime espressioni di tango argentino. Buonasera a tutti. La tua associazione, quello che tu ormai fai da più di 12 anni, si chiama Apulia Tango. Sì, Apulia Tango, il tango dall'abbraccio. Ascolta, mi piacerebbe sentire qual è stato il tuo percorso. Tu sei passata dalla danza professionale anche di un certo livello, non perché l'abbiamo ballata insieme, ma perché l'abbiamo fatta per tanto tempo, a interpretare il tango, a sentire il tango. Sei stata in Argentina, so che hai fatto tante cose, quindi raccontaci un po' di te. Beh, di questo passaggio. Allora, e pubblicizza, sì, come stiamo dicendo sempre, pubblicizza i tuoi lavori, i tuoi prossimi progetti, perché la radio serve anche a questo, a promuovere. Certo, grazie a te per darci appunto questo spazio. Bene, come hai appena detto, io nasco come ballerina classica. Piccola, 8 anni, mi approccio a questo mondo fantastico che è il balletto classico, un percorso più o meno lungo. Ho avuto la fortuna di, quasi immediatamente, poco dopo, far parte della vecchia fondazione Niccolò Piccini, quindi con un'audizione con i grandi maestri appunto di balletto classico. Entro a far parte di questa scuola, di questo percorso, dove mi diplomo e inizio poi anche un percorso di lavoro nel corpo di ballo stabile della Fondazione Niccolò Piccini. E contemporaneamente comunque continuo sempre a investigare con tutte le forme di balletto, di danza, quindi dall'orientale, dal contemporaneo, dal jazz. Sì, perché flamenco, tu hai anche, praticato la danza orientale. Sì, flamenco, insomma, flamenco. Anche da molto tempo, eccetera, perché comunque la danza mi piaceva in tutte le sue sfaccettature. E dopo un periodo di stasi, chiaramente inizia un periodo di insegnamento anche in contemporanea, lavoro presso compagnie, eccetera. Dopo un periodo di stasi, perché per una serie di fattori vari, decido di dedicarmi al tango argentino un po' per caso, perché vedo uno stage, la pubblicità di uno stage, e c'è questo approccio iniziale. Qui a Bari all'epoca non c'era assolutamente niente, parliamo del 1995, quindi c'erano ogni tanto questi stage, queste cose che si tenevano nelle scuole, e inizio questo percorso. E Bari non offriva nulla, prendo la mia valigia. Questo che stiamo ascoltando è Pugliese. Questa è la giumba di Pugliese, sì. Pugliese, che poi Piazzoglia, Pugliese, Canaro, sono tutti pugliesi, meridionali. Sì, Fiorentino. Certo. Capito? Siamo tutti. Cioè, il tango è molto legato alla Puglia, cioè noi abbiamo una forte tradizione. Sì, una forte radice nel sangue. Assolutamente. E quindi, così come iniziò appunto l'esodo verso l'Argentina da parte dei migranti, io inizio questo mio esodo un po' verso Napoli, Roma, Milano, eccetera, perché volevo sperimentare, volevo approfondire questo percorso. E dopo, di lì a poco, decido di avventurarmi direttamente a Buenos Aires, dove vado e scopro un mondo completamente nuovo. In una milonga? In una milonga, ovviamente. Vado nelle milonghe. Faccio vedere che capisco qualcosa. Bravo, infatti, bravissimo. E vado a Buenos Aires e lì inizio questi viaggi della speranza, 2-3 volte all'anno, un mese, 2 mesi, 3 mesi, perché avevo voglia proprio di studiare, di conoscere, di approfondire. Quanto ti è servita la base classica? Allora, molto, però inizialmente ho dovuto fare un lavoro su me stessa, proprio di completo azzerare di determinate impostazioni, perché chiaramente la danza classica ti dà quella rigidità che ovviamente nel tango non è l'ideale. Quindi però io vedendo molti video, vedo che molte delle danzatrici, più degli uomini, sono delle ballerine con una forte base tecnica, perché vedo fare sì, certo, una gestualità e dinamiche che soltanto chi ha una forte
base tecnica. Sì, anche perché è una forte base ritmica, comunque insomma il movimento eseguito da una ballerina classica è completamente diverso dal movimento eseguito insomma da una persona che non ha avuto nessun approccio, nessuna base di danza. E via. Era Yuma. Yumba, sì, Yumba di Pugliese, di Osvaldo Pugliese. Senti, parlaci, poi tu che hai fatto? Hai costituito questa associazione? Sì, dopo aver insegnato un po' qui, un po' lì, decido di mettere su una mia associazione, quindi di avere una mia sede stabile e con tutti i pro e tutti i contro, insomma. E quindi nel 2007, presso il parco di Calno Arbescia, dove tuttora abbiamo la nostra sede, e metto su questa associazione, quindi inizia questo percorso dell'Accademia Stabile di Tango Argentino. Ma tu ospiti molti docenti, immagino. Assolutamente sì, quindi con una collaborazione costante con numerosi docenti e internazionali, immagino, certo. Sì, prevalentemente argentini o comunque insomma del Sud America, cileni, eccetera. E abbiamo iniziato questo lavoro di collaborazione dove chiaramente abbiamo cercato di mettere su e abbiamo dato i piedi, come si suol dire, a tanti ballerini qui locali. E successivamente nel 2008, perché era forse in Italia c'erano forse uno o due festival, sicuramente quello di Torino o qualcun altro, decido di portare anche a Bari un festival internazionale di tango argentino, il primo festival internazionale di tango argentino, e portando appunto orchestre argentine, maestri argentini, ballerini argentini, dove c'era, come qualsiasi festival, una panoramica completa di quello che poteva essere il tango argentino. Quindi porto uno spaccato del tango di Buenos Aires, decido di portarlo qui a Bari. E quindi inizia questo lungo percorso con i vari festival, siamo arrivati adesso alla 13ª edizione, nella quale appunto portiamo vari maestri e varie orchestre, organizziamo workshop, organizziamo laboratori per sviluppare il tango in tutte le sue espressioni. C'è da dire che comunque in Italia, forse più che in qualsiasi altra nazione al mondo, forse in Francia, no, adesso in Russia. Sì, il tango argentino si è sviluppato in una maniera incredibile, numerosi argentini proprio hanno deciso di venire a vivere qui in Italia e infatti abbiamo il grosso numero di festival, di incontri, di raduni in qualsiasi paese, città, eccetera. No, ma poi io ti seguo conoscendoti, quindi vedo che tu ogni tanto organizzi queste milonghe all'aperto in luoghi incredibili, nelle piazze. C'è stato due anni fa, un'estate, io passavo da Conversano, ho sentito la musica del tango, mi sono avvicinato, ho visto 70-80 coppie ballare, ho detto qui c'è lo zampino di Nicola Zona. Sì, infatti. Però non ti vedevo, quindi in Piazza Ferrarese abbiamo organizzato numerosi incontri, in corso Vittorio Emanuele, anche diciamo incontri che poi hanno anche altri sviluppi, altre sensibilizzazioni. E quindi a questo punto del mio percorso posso anche dire che ci sono ottimi insegnanti argentini, però l'Italia può adesso vantare di avere, dopo un lungo percorso, degli ottimi anche insegnanti maestri. Quindi come formatori noi siamo... Io nella mia scuola collaboro. Quindi tu organizzi il festival e hai anche una scuola dove tu... Un'accademia stabile dove c'è la formazione. E la sede è? Al Parco di Cagno Brescia. Parco di Cagno Brescia. In Corso del Cile de Gasperi a Bari. Da 13 però anni io so che su Bari ci sono tanti docenti, tante strutture assolutamente, che non collaborano tantissimo tra di loro, perché c'è sempre, come in tutte le cose, un po' di competizione. Insomma, c'è la competizione, dovrebbe essere sana, ma non sempre è sana la competizione. Ma quando uno lavora con professionisti e si avvale di gente qualificata, io penso che la competizione sia, possa anche non tenersi, perché tu lavori, fai il tuo, sì, sai quello. Sì, infatti è questa la cosa primaria che seguo io. E come ti dicevo prima, anche io nella mia scuola... Cosa stiamo ascoltando adesso? Allora, questo è
un'area della famosa opera I Pescatori di Perle, che è stata rivisitata. Che è stata rivisitata, precisamente di l'area di Bizet. Di Bizet, sì, è un'opera di Bizet. Che insieme alla Carmen è l'opera più, quasi più famosa di Bizet. E l'area si chiama Mi par di udire ancora ed è stata rivisitata da Florindo Sassone, che è in forma di tango. E poi tutti i nomi dei tanghieri sono quasi tutti si vede che sono italianissimi, beh, anche del sud, sì, anche se molti sono del nord, perché quando ci fu da Genova moltissimi. L'esodo, comunque, insomma, c'erano molti genovesi. Poi mi hanno insegnato a suo tempo, quando anch'io ho fatto un po' di ricerca, che il suono del bandoneon veniva utilizzato in Argentina al posto dell'organo della chiesa, perché c'era talmente tanta povertà, perché molti italiani che sono emigrati lì pensavano di fare il grande botto e invece sono dovuti ritornare più poveri di prima. Hanno riscontrato che non era quello, che non era quello che sembrava, e quindi successivamente vivevano in un quartiere, La Boca, che è un quartiere poverissimo, e di lì poi hanno cercato, con le varie contaminazioni di anche africane eccetera, di mettere su le varie culture, i vari colori, di mettere su questa musica che ha un aspetto, oltre che musicale, anche una cultura, una filosofia, ovviamente la danza, insomma, in sé per sé. RKO, Dance on Air, io sono Mimmo Iannone, ospite questa sera insieme ad Alessandra Gaeta, anche Nicola Zonno, che adesso ci racconterà, ci parlerà del suo nuovo progetto. Sì, bene, il mio progetto chiaramente segue il solito appuntamento che, come dicevo prima, ormai è la 13ª edizione della Puglia Tango Festival Bari, che si terrà a fine maggio e i primi di giugno, e che appunto diventa ormai un appuntamento fisso per numerosi tanghieri internazionali, perché il bello di questi incontri è proprio perché vedere le varie culture, colori che si incontrano in occasione di questi grandi eventi. E questo è il bello del tango. E, ma mi parlavi del tango sociale? Sì, perché l'aspetto del tango, gli aspetti del tango sono due: il tango show, il tango d'esibizione che noi vediamo, e che quindi è un tango prettamente strutturato con coreografie che vediamo in teatro, che vediamo insomma in televisione eccetera, e poi c'è il tango sociale, che è l'aspetto principale al quale io do una massima importanza, perché il tango sociale è quel tango attraverso il quale delle persone sconosciute, con elementi di base, di conoscenza, si incontrano nelle posti più sperduti del mondo senza aver essersi mai visti prima, e ballano attraverso un linguaggio non verbale, che è appunto quello dell'abbraccio, e esprimono determinate cose. Cioè, io dalla mia conoscenza so che nelle milonghe in Argentina varie coppie sedute ci si incontra e ci si invita a ballare. Sì, cioè non diciamo, s'ammazzano, c'è tutto, non assolutamente no, c'è tutto un rito che sono passionali, sì, gli argentini. Però no, non si ammazzano, non si uccidono. Diciamo che l'incontro è attraverso una serie di sguardi, di accettazione da parte della donna, ci si incontra, si balla, ma non c'è una coreografia prestabilita. Vabbè, c'è quel lavoro di improvvisazione. È attraverso un lavoro di improvvisazione con, diciamo, dei movimenti da parte dell'uomo, la donna recepisce quello che deve fare. Sì, perché l'uomo col braccio destro, con la mano destra guida. No. Diciamo che le mani e le braccia venivano usate precedentemente, anticamente, dove non c'era una tecnica ben precisa. Adesso, con dei movimenti del corpo, tu anticipi il movimento della donna, l'uomo guida e la donna esegue, quindi questo è il concetto principale. E diciamo che il tango, abbiamo perso le femministe, sì, perché nel tango ci sono dei ruoli ben precisi: l'uomo deve guidare e la donna deve eseguire, a parte alcuni momenti in cui comunque la donna ha la possibilità di ha i suoi spazi di potersi esprimere, però c'è, cioè,
l'uomo e la donna, queste due figure, o perlomeno colui o colei che porta, che guida, o colui colei che esegue il movimento. Allora, adesso stiamo sentendo in pratica sotto le note di un gruppo, un'orchestra argentina, il Sestetto Milonghero, che è un'orchestra che spesso collabora con noi, che avremo nuovamente a giugno, è un'orchestra contemporanea che si rifà sulle note dei vecchi tanghi tradizionali, che chiaramente le rivisita. Sì, e ha creato anche nella scorsa presenza qui a Monopoli con la Puglia Tango un videoclip su con Monopoli che sta girando tutto il mondo, quindi insomma alla Di questa cosa. Senti, che difficoltà hai organizzative? Scusa, io sono sempre molto pratico. Sì, perché... lo so, tocchiamo sempre il solito tasto dolente, sappiamo perfettamente. Cioè, tu hai delle sovvenzioni? Io sì, riesco in qualche modo attraverso sponsorizzazione, attraverso qualcosa, riesco comunque a sopperire ai costi, perché soprattutto per i festival Viaggi, l'ospitalità, avere delle orchestre che vengono, ballerini, insegnanti con i loro cachet, con i loro trasferimenti eccetera. Per parlare di numeri, la cosa principale sono gli spazi che non abbiamo noi per il nostro tipo di ballo. Indubbiamente non ci però, sono disponibili. Ti volevo chiedere che quantità di pubblico tu hai? Cioè, per far capire l'indotto che c'è, perché se dici io ho 10 persone che stanno sedute là e ballano, ma parliamo di 500, 600, 700 persone che si muovono contemporaneamente, quindi, e che comunque provengono anche da parte di tutto il mondo, insomma, quindi comunque un indotto a livello turistico di impatto notevole che le istituzioni a noi ci dicono che se la cultura non viene sovvenzionata non ha la forza, la politica dice non avete la forza di sostenervi, è vero, ma non abbiamo le infrastrutture, andare in scena abbiamo dei costi che sono altissimi, sono diventati veramente molto proibitivi e quindi è difficile autosostenersi se non hai, come in altri paesi, che hai il teatro che ti costa tot e la SIAE che costa tot e quindi tu riesci a portare in scena e pagare le persone e quindi farlo diventare un lavoro dignitoso, perché molte volte andiamo veramente sulle spese e quindi immagino tu che ospiti gente che viene dall'Argentina, dalla Germania, dalla Francia. Complicatissimo, se riesci a coprire le spese ti devi sentire già fortunata, se riesci a coprire le spese di questi grandi eventi, però come ben sappiamo, Mimmo, c'è la passione. Sì, è quella, però che la passione comunque... mi insegnava un maestro, viene da patire, da passio, e quindi io, essendo un professionista e tu una professionista, non dobbiamo patire per fare il lavoro che amiamo. Assolutamente, però questo lo raggiungi come consapevolezza dopo un po' di tempo, quindi raggiungi questa consapevolezza che bisogna fare per passione, però comunque devi avere anche delle gratificazioni che vanno anche oltre la passione. Sì, questo sì, è quello che ci guida da sempre, se non avremmo già mollato, lavoravo alla posta, come si dice, che ultimamente c'è stata una battuta. Nicla Zonno, ti chiamo Nicla Zonno perché voglio che si capisca, io ti chiamo Nicla da una vita, ma io ringrazio sempre Carlo Chicco per la sua fantastica opportunità che sta dando al mondo della danza e, ripeto, questa è Dance On Air su RKO, R5, e il telefono per poterci contattare su WhatsApp è 351-6776-164. Io ringrazio Nicla Zonno. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, Mimmo, io ringrazio te, personalmente, però ringrazio te a nome di tutti i ballerini, tutti gli organizzatori che hanno e avranno uno spazio, e quale potuto appunto creare questo spazio. Io ringrazio Carlo perché Carlo alla prima proposta che gli ho fatto di fare una trasmissione sulla danza ha detto subito sì. Voglio dire, non è è una radio che si autosostiene, non ci sono finanziamenti pubblici, quindi ben venga anche la pubblicità e spero che pian piano riusciamo a portare anche un po' delle economie, perché con le economie si possono fare tante cose. Certo. Vi saluto, ti ringrazio, saluto Alessandra Gaeta che è ancora qui con noi, ringrazio Carlo Chicco. Vi ricordo RKO Dance On Air ogni mercoledì alle 19. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a te. Buscando te, che mi sen sueño sin querer, rompi, que en algún cruce lo dejé. Mi andar apresuré, con la
speranza va incontrare a te a ti, largo cammino silvane, le quasi devo percorrere después, entre tu brazo pueda descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de hacer.